Stamattina è successo, come è andata? Stamattina è morto un mio ragazzo e oggi siamo venuti qua di nuovo a recuperare un cristiano. Ah, non va bene. Non lo so, non lo so. Chi è questa persona? Ho recuperato i due io. Al nuoto. Stamattina è morto un ragazzo che era un bagnino di salvataggio, non un ragazzo, un uomo. Pensava due bambini e un genitore. Adesso mi richiamano che c'è un altro problema. Non va bene. Quando c'è il mare mosso, bandiera rossa, non dovete andare in mare, è pericoloso. O avete due palle così o non ci andate in mare. Mi sono spiegato? Perché mettete a pericolo la vostra vita e la nostra incolumità, ok? E anche stamattina l'ho detto e nessuno mi ha guardato, nessuno mi ha ascoltato. È una questione di rispetto, ma non per noi bagnini, assistenti bagnanti, per voi e per quelli che vengono a dare una mano. Abbiamo dovuto mobilitare i vigili del fuoco, la motovedetta, la moto d'acqua, noi col pattino. Cioè, non è, signori, io lo dico per la vostra incolumità, ok? Oggi è morto una persona che lavorava con me per salvare tre persone. E oggi a quest'ora, che ore sono adesso? Di nuovo. Siamo ancora qua? No, non va bene, non va bene. Cioè, se non vi entra nel cervello, se volete morire, andate a morire dove non c'è nessuno. Per cortesia, ve lo chiedo per cortesia. Abbiamo mobilitato quante persone e quanti mezzi per andare a recuperare tre persone. Non potevate stare a riva? Il bagno si può fare qua nell'acqua bassa, non è necessario andare fuori. Quando a meno che non siete esperti, ok? Quando c'è bandiera rossa, quando c'è il mare mosso, quando ci sono certe situazioni e i bagnini fischiano, non lo fischiano perché vogliono rompervi l'anima, ma perché ci sono delle correnti, ci sono delle situazioni per le quali voi non conoscete, ma noi le conosciamo, esatto. E poi succede questo. E dovete rispettare il mare. Oggi è andata bene, però questo è l'effetto scoglio. Chi avete soccorso adesso? Tre persone, perché una persona si è allontanata, gli altri due sono andati a dare il supporto, il collega si è fatto male per portare a terra altri Guarda, due. C'è un graffio qua. Il collega si è fatto male e poi alla fine... Come va? Poi grazie a Roberto. Sono stremato, sono stanco. Mauro. La corrente è tanta e il mare, la corrente lì è forte. Dove sono queste tre persone adesso? Le persone sono sulla motovedetta che l'hanno portate. Sono già fuori. Io ho portato a terra un mio collega che mi era venuto in supporto. No. Ho riportato. Perché comunque avete avuto l'applauso dei bagnanti. Vi deve dare un po' di sostegno, anche se giustamente... Però... Ragazzi, così non va, è morto un collega nostro questa mattina. Io mi sono trovato nella stessa situazione del mio collega che è morto, mi sono trovato. E non è bello per niente là. E là non è bello. Fa paura. Ti sei trovato in difficoltà? Sì, è difficilissimo quando sei là. Difficilissimo. Ma sei andato a soccorrere o sei trovato? Sono andato con lui a soccorrere, i tre ragazzi. Il problema nasce tra le due scogliere, lì che cosa si forma? C'è qualche problema? Non riesce a tornare. Non torni. Però non tutti lo sanno, soprattutto quelli che vengono da fuori, che non conoscono il mare. La bandiera è rossa per un motivo. E quando è rossa... Non si fa il bagno. Non si fa il bagno, però no. Lo fanno tutti. Questo è quanto. Grazie Franci. Bene. Bravi. Bravi.